Momentaneamente non siamo in casa. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie. Forse siamo in casa e non possiamo rispondere. Iniziamo da capo, non lo voglio solo io. Lascia perdere il capo, se mi manchi davvero, è così anche per te. Sono molto sincero, su ritorna da me. Il suo cuore andando col suo direttore, ora spezza il direttore, si riprende dal tuo cuore. Incubo? E magari sentivi questo pezzo. Va bene, grazie prima notte. Patrick! Andiamo a dormire, va. Non ho dormito niente stanotte. Ricky, se fai così ti do uno schiaffo. Ok, apprezzo che finalmente fai dei cenni al tuo recente passato. Però è normale. Insomma, io capisco che fino a poco tempo fa tu pensavi che lei sarebbe stata l'unica donna della tua vita. Che avresti fatto un figlio, due, non so, tre. Che saresti invecchiato insieme a lei. Ti vedevi sotto una veranda, seduto sulla tua poltrona, a fianco a lei. Una tisana calda stretta tra le mani mentre il sole tramonta. Magari un cane. Chi si addormenta ai nostri piedi? Esatto! Ecco, era meglio lo schiaffo. Senti, Ricky, ma se tu avessi l'opportunità di tornarci insieme, lo faresti? Cioè, avresti il coraggio di sopportare il tradimento? Pensaci bene, lei è stata a letto col tuo capo. Cioè, col tuo capo, nel tuo letto, nuda, nudissima! Era meglio se mi facevi i fatti tuoi, eh? Ma dai, Ricky, se io lo faccio solo per... Ricky, devi reagire! Dai, Ricky, fermati! Senti, io quando ero piccolo avevo un criceto. Quando stava male, non mangiava o era poco attivo, io per farlo reagire gli davo dei piccoli colpetti sul muso, così, non dei cazzotti! Vabbè, scusa! Ok, ho esagerato, potevo andarci più leggero, va bene. Però anche tu mi vieni a dire che vorresti chiamarla, ma dai, su! Cosa vorresti dirle? Ciao, sono Ricky, tuo ex marito, ti ricordi? Guarda, sei fortunato che non c'è Aran, altrimenti sai cosa farebbe. Niente di niente. A proposito di Aran, l'hai visto stamattina? No, non l'ho visto stamattina. No, perché aveva quell'audizione. E come mai il suo fido scudiero non l'ha accompagnato? Niente, perché c'era già qualcun altro al posto mio. Chi? Uno della banda dei gatti? No. Niente banda dei gatti, l'ha accompagnato Cristina. Quella Cristina? Sì. Ah, cioè non sapevo che fossero così amici, cioè che si frequentassero. Sì. C'è un gran feeling tra loro due.
E comunque vaffanculo. La prossima volta i provini te li trovi da solo. Perché adesso quello sotto provino sarei io. Vabbè. Questo è il tuo ascendente che parla. E poi penso di fare la cosa giusta. Metto alla prova i miei sentimenti. La vita è fatta di esami e qualche volta bisogna farsi delle domande. La trovo una cosa molto matura. Immatura, assolutamente immatura. Se qualcuno ogni volta per mettere alla prova una storia deve incontrarsi con gli ex, vabbè, stiamo freschi. Cioè, Alan fa il provino per entrare come chitarrista in una band e in questa band suona l'ex ragazzo di Cristina. E il pugile? Knockout. Ma certo che voglio bene ad Armando. Chi? Il pugile. Ah. Insomma, non è che mi metta a frequentare il primo che incontro, no? Ah no? E com'è che vi siete conosciuti? Chat. Ah, in chat. Comunque quello là, fermati là. Un teatro. Un provino in un teatro. Oh, ho fatto furore il tuo couscous, eh? Alan all'ospedale, fucile knockout, complimenti. Primo? Non io. Insomma, punto primo. Sui libri di cucina non c'è scritta cosa allergico a. Secondo, mi sembra che ti ho fatto un favore o sbaglio? No, o sbaglio? Favore? Ma sì, dai, col pugile fuori gioco e via libera! Ma che cavolo dici? Porto via? Sì, sì. Ma Alan? Alan è con Cristina. Okay. Dai, Cristina, mi sembra la più accreditata per il tuo prossimo flirt. Cioè, non è che siccome è l'unica ragazza che ho conosciuto deve essere per forza la prossima. Ma sì, è evidente, dai. Can you feel the love tonight? E poi è un'occasione per aprirti, per uscire dal guscio. Ricky, fatelo dire, devi parlare di più. Anche a casa, siamo una famiglia. Scusa, perché siamo andati a casa? Mal di testa. Lo vedi? Devi parlare di più. Devi parlare di più. Tu devi parlare di più, devi parlare! Avanti! Aspetta, 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 aspetta! Beh, nome? Da dove vieni? Perché sei qui? Alan. Alan è... Alan. Me è a posto! Voi cosa ne pensate? Perfetto, sei dei nostri!
Passato il mal di testa? Sì, il mal di testa sì. Il magone è seduto a destra o a sinistra? Allora mi siedo dall'altra parte, eh? Vabbè, e a parte tutto bisogna che in questi momenti mi stai vicino, perché io mi conosco, va a finire che faccio una cazzata. Tipo berci un bicchiere di Coca-Cola sopra? No, tipo che chiamo mia moglie. Ancora? Ricky, non sei più un ragazzino. Devi essere più deciso, più determinato. Non la devi chiamare. Amore. Ciao. Sì, amore, mi manchi, tesoro. Can you feel? Bravissima, sì. Sì, amore. No, non posso, amore, no. Sai perché... No, è che sono con Ricky, quindi non... No, amore, dai, meglio di no, magari. Ok. Ti amo. Ok, l'ho detto, va bene? Ok. Senti, amore, ti saluto perché... No, no, senti, ti lascio. No, no, non ti lascio in quel senso. Ciao, amore, ci sentiamo dopo. Che fai? Amore, ho detto che ti chiamo dopo, ci sentiamo dopo, va bene? Ciao Diana, sono Ricky. No, noi non ci conosciamo. Ma ho sentito molto parlare di te. Da Alan. Devi sapere che Primo si comporta così perché non vuole ferirmi, esibendo la vostra storia d'amore. In questo momento lui vorrebbe dirti che non passa un istante in cui lui non ti pensi. Che vorrebbe averti qui in questo momento, che gli manca il tuo profumo, l'odore della tua pelle, i tuoi piedini gelati che si avvinghiano alle sue gambe, la luce della lampada che filtra attraverso la sottana che tu con dolcezza e fermezza allo stesso istante gli lanciavi sopra. Gli manca svegliarsi accanto a te, svegliarti con il suo magico caffè, tornare a casa e trovarti lì ad aspettarlo, trovarti lì nel letto, pronta a coccolarlo. Nel letto. Col suo cazzo di capo! Perché? Perché? Eravate tanto felici insieme! Perché? Perché? Eravate una coppia bellissima! Perché? Perché? Amore, te l'avevo detto, ci sentiamo dopo. E fidati una buona volta, no? Dai, su, andiamo. Guarda, Alan, la riaccompagno a casa io. Tanto, quello che volevi l'hai ottenuto, no? No, mi sa che tu non hai capito. Lei ha altro per la testa. Vabbè, ne parlavamo prima, convenivamo che un pugile, per una ragazza carina e dolce come lei, non era scelta adatta. Ah, convenivate? E comunque non parlo del pugile. Andiamo, su. Dai. Un provino di un chitarrista a teatro? Ma siete interdetti? Togliti dalla testa che io possa avere un interesse per Ricky. Chi ha detto Ricky? Io ho detto Ricky. Hai detto tu. Te lo dico per l'ultima volta. Io sto come un padre. Non me ne frega niente di Ricky. Tant'è vero che vedere mio ex non mi ha fatto alcun effetto. Intesi? Ah, non ti ha fatto nessun effetto. Va bene. Cellulare. Bella di Primo. Senti, mi passeresti a prendere per accompagnarmi da Diana? Da chi? Dai, che palle, ricordati che la macchina è mia, caro. Va bene, palla al piede, fatti trovare sotto casa. Ricky è solo in casa? Sì. Cristina, e tu cosa ci fai qui?
al primo. Oh, Jimi Hendrix, com'è andato il provino? Una manica di stronzi, che tra l'altro ci hanno portato a mangiare un panino agghiacciante. Tra poco ti vomiterò anche gli occhi. Non è che per caso c'hai qualcosa per digerire? Ma hai preso per una farmacia? Che ne so, di solito c'hai tutto, c'hai. Vabbè, goccia supposta. Vada per le gocce.